Esistono poche cose al mondo che, senza dar luogo a dubbi, sono note per essere le migliori nel loro genere. Un Abano, o sigaro Havana, è una di queste. In nessun altro luogo viene coltivato un tabacco migliore di quello di Cuba. Ma anche lì, solo alcune aziende agricole selezionate vengono ritenute idonee per la coltivazione del tabacco per gli Habanos. Sono quattro a Cuba le regioni produttrici di tabacco in cui viene coltivato il tabacco per i sigari Habanos: Huelta Arriba, Partido, Semihuelta e Huelta Bajo. Quest'ultima regione, situata nella provincia di Pinar del Rio, viene ritenuta la terra migliore del mondo per la coltivazione di tabacco da sigari. Tutti traggono vantaggio dalle doti naturali del terreno e del clima cubano, che non sono riscontrabili in nessun altro luogo al mondo. Due diverse modalità di coltivazione danno luogo ai vari tipi di foglie necessari. Una è per le foglie dell'involucro esterno del sigaro, che vengono coltivati in campi di tapado, ossia coperti, riparati da un'estremità all'altra da un telo di mussola che filtra la luce solare e trattiene il calore in modo che le foglie possano crescere più grandi e più fini. Le foglie inferiori offrono colorazioni più chiare. Le foglie superiori forniscono gli involucri esterni di colorazione più scura. L'altra è per le foglie del ripieno e della legatura, che vengono coltivate all'aperto traendo pieni vantaggi dal sole cubano. Esistono tre tipi principali di foglie prelevate dai vari livelli della pianta: Ligero, dalla parte superiore, per foglie dell'involucro esterno dal sapore forte; Seco, dalla parte centrale, per foglie di sapore medio, le più importanti per l'aroma; e Volado, dalla parte inferiore della pianta, per involucri esterni dal sapore più leggero, di pregio soprattutto per la loro combustibilità oltre che per le legature. Il lavoro ha inizio sotto il calore ardente dei mesi di giugno e luglio e prosegue senza soste per 9 mesi. Le pianticelle vengono coltivate in vivai speciali. Dopo 45 giorni sono pronte per essere trapiantate. I vari campi vengono seminati in periodi diversi in modo da poter distribuire il carico di lavoro in ogni stagione. Il periodo che va dalla semina delle sementi al completamento del raccolto è di circa 17 settimane per le piante coltivate a riparo e di 16 settimane per quelle coltivate al sole. L'agricoltore si reca a visitare ogni pianta circa 150 volte nel corso della stagione di coltivazione. La mietitura è un compito laborioso, dato che ogni singola foglia deve essere raccolta a mano. Possono essere prese solo 2 o 3 foglie per volta, dovendo attendere giorni interi fra un raccolto e l'altro. La mietitura di un'unica pianta richiede quasi 30 giorni per poter essere ultimata. Le foglie raccolte vengono portate nel granaio dell'agricoltore per la stagionatura all'aria. Si tratta di un lento ed accurato periodo di stagionatura all'aria che elimina l'umidità e che porta gradualmente la foglia ad una colorazione marrone dorata. Le foglie vengono cucite a coppie e appese in modo che penzolino da pertiche collicate su rastrelliere nel granaio. Man mano che la foglia stagiona, la pertica viene sollevata progressivamente, sempre più in alto nelle rastrelliere. Una volta che la foglia è giunta a stagionatura, il lavoro dell'agricoltore è finito ed il compito passa all'escogida o casa di smistamento. Le foglie per l'involucro esterno, il ripieno e la legatura
A questo punto vengono sottoposte ad un processo di fermentazione che viene effettuato in pilones o cataste per un periodo che va da 25 a 30 giorni allo scopo di ammorbidire il sapore delle foglie. Tutte le foglie devono essere smistate e classificate. Agli involucri esterni, come presumibile, viene prestata la maggiore attenzione. Le dimensioni, la colorazione e la struttura sono i tre criteri da cui si fanno guidare gli smistatori. Vengono classificate in una sconcertante gamma di circa 50 categorie diverse, allo scopo di garantire che solo le più perfette vadano effettivamente a rivestire un abano. In questa fase, le foglie del ripieno e della legatura vengono scostolate tramite la rimozione della porzione inferiore della venatura centrale. Nel contempo viene seguita la classificazione finale in tre tiempos. Le foglie del ripieno e della legatura vengono sottoposte a un secondo processo di fermentazione, più intenso rispetto al primo ed a temperature più elevate. Dopo la seconda fermentazione, le foglie del ripieno e della legatura vengono nuovamente smistate e classificate, quindi confezionate in pacas o balle che vengono trasferite a lavana. Lì raggiungeranno le foglie dell'involucro esterno, confezionate in tercios, balle fatte di corteccia di palma, per il paziente processo finale di invecchiamento, per periodi diversi, a volte della durata di addirittura 2 anni. Proprio come per i vini più pregiati, più la foglia viene lasciata stagionare, meglio diventerà. Il tempo ha portato a termine il suo compito e la foglia, finalmente, è ormai pronta per svolgere il proprio ruolo nella realizzazione di un abano. Tale processo ha luogo nelle leggendarie fabbriche di sicari cubani, in cui l'arte ha subito ben poche variazioni in quasi 200 anni. I preziosi involucri esterni vengono predisposti per il loro scopo finale nella moa, o settore di inumidimento. Lì le gavillas, i fasci contenuti da 40 a 50 foglie, vengono mantenuti sotto un fine getto d'acqua pura. Lo scopo di tale processo è quello di restituire loro l'originario aspetto morbido ed uniforme, oltre all'elasticità. Le goccioline in eccesso vengono poi scosse via con abili gesti per evitare eventuali macchie. Successivamente, le foglie vengono appese su rastrelliere che vengono portate nel settore di aerazione, in cui la temperatura e l'umidità relativa sono controllate. Resteranno lì fino a che l'umidità non si sia riassorbita in modo uniforme. A questo punto, le delicate mani di donne estremamente qualificate eseguono il despaliglio, scostolatura ed il rezegato, suddivisione. Il despaliglio consiste in un movimento che elimina abilmente l'intera venatura centrale della foglia, separandole in due metà pronte per il rezegato. Costoro, delicatamente, e suddividono in circa 20 gruppi, accuratamente definiti, diversi per dimensioni e forma. La grande quantità di donne che lavorano in tale settore ha forse dato origine al mito popolare che gli abanos vengano avvolti su cosce virginali. Le foglie del ripieno e della legatura vengono accuratamente estratte dalle balle in cui si trovano per poterle esaminare. Se necessario, vengono sottoposte ad aerazione su rastrelliere per eliminare l'umidità in eccesso. È una caratteristica di rilievo del tabacco cubano che una superficie così piccola come quella di Vegas Finas de Primera possa produrre una varietà così vasta di sapori da una zona all'altra. Il settore di miscelatura viene denominato la barajita, letteralmente il mazzo di carte,
Dato che il processo di assemblaggio delle foglie per eseguire una miscela è analogo a quello di quando si mescolano le carte. Sussiste un legame ben definito tra la fabbrica e le zone che forniscono la foglia per i marchi che essa produce. Tuttavia, è responsabilità del capo miscelatore valutare il sapore del tabacco da utilizzare giornalmente. Conosce a memoria la composizione di ogni marca e di ogni denominazione e funge da guardiano della loro coerenza. Infine, 3 anni o più a partire dal momento in cui la foglia più vecchia è stata raccolta, giunge l'ora di trasformarsi in un abano. Esistono 4 categorie dei torcedores e solo alla categoria più elevata è consentito di confezionare gli abanos di maggiori dimensioni e più complicati. In un solo giorno un torcedor riesce a fare solo 60 sigari delle vitolas o dimensioni più complicate. Il cuore di ogni fabbrica è la galera o laboratorio. Lì i torcedores confezionano i vari marchi e le vitolas degli abanos. Gli strumenti utilizzati per realizzare un sigaro totalmente a mano sono una tavoletta di legno, una taglierina denominata chaveta, una ghigliottina, un recipiente di gomma vegetale naturale in colore ed in sapore, una mascherina per verificare la lunghezza e la circonferenza, un piccolo punzone o caschiglio e soprattutto le abili mani che nessuna macchina potrà mai eguagliare. Ci vogliono parecchi anni per raggiungere al culmine di questa veneranda arte, ma almeno una cosa intanto è cambiata. Attualmente la maggior parte dei torcedores sono donne, torcedoras. Nel 1865 venne suggerito che per i torcedores il lavoro sarebbe stato più gradevole se nel frattempo avessero potuto ascoltare delle letture. E fu così che nacque la figura del lettore. I libri letti nelle fabbriche, come Romeo e Giulietta ed Il Conte di Montecristo, sono diventati talmente popolari da aver conferito i loro nomi ai marchi di Abanos. Il torcedor o torcedora dispone davanti a sé le 2 o a volte 3 mezze foglie che costituiscono la legatura. Poi raggruppa le foglie del ripieno piegando ed allineando ogni foglia allo scopo di garantire un passaggio obbligato al fumo nel sigaro finito. La foglia ligero viene sempre posta al centro. A questo punto la torcedora forma il bonce o involto avvolgendo il ripieno nella legatura. La torcedora raggruppa gli involti in lotti che vengono poi pressati per 30 minuti o più in uno stampo di legno per assestarne la forma. Una volta che è stata predisposta la mezza foglia per l'involucro esterno, l'involto viene posto su di essa ed il tutto viene avvolto. Le sensibili punte delle dita tendono e stirano accuratamente la foglia. Lo stato di tensione della foglia deve essere perfetto. Infine viene messo il cappuccio ed il sigaro viene tagliato con la ghigliottina alla lunghezza voluta.
Vengono svolte rigorose prove di controllo della qualità in tutte le fasi della lavorazione manuale. Le mazzette vengono portate al settore di controllo qualità, dove i tecnici verificano i sigari rispetto a peso, lunghezza, circonferenza, consistenza, confezionamento ed aspetto, esaminando soprattutto lo stato di tensione dell'involucro esterno. Quelli che non superano il controllo di qualità non diventeranno mai degli avalos. Vengono regolarmente prelevati dei campioni per verificare il loro confezionamento interno e la miscela. La più recente tecnica di controllo della qualità è una macchina che verifica il tiro dell'involucro tramite aspirazione. La prova viene svolta dopo che l'involucro è stato pressato nello stampo e prima che venga aggiunto l'involucro esterno. Tale sistema è stato introdotto per la prima volta verso la fine del 2001 ed attualmente viene ampiamente utilizzato in tutte le fabbriche cubane. Analogamente, ogni fabbrica ha il suo gruppo di assaggiatori di sigari, i catadores, che si riuniscono ogni giorno per provare i sigari e per valutarli. Dopo il confezionamento e prima dell'imballaggio, i sigari vengono portati nella stanza di condizionamento o escaparate. Lì, in armadietti rivestiti in cedro, vengono lasciati riposare affinché possano prendere l'umidità in eccesso che hanno acquisito nel processo di avvolgimento. Più vi restano e meglio è. Le condizioni vengono mantenute rigorosamente tra i 16 e i 18 gradi centigradi, con una percentuale di umidità relativa fra il 65 e il 70%, decisamente più al fresco ed all'asciutto rispetto al tipico clima cubano. Alle scaparate ci si riferisce spesso come alla tesoreria. È lì che è immagazzinata la vera e propria ricchezza della fabbrica. Uno scorge d'oro smista i sigari in massa dividendoli per colorazione e per tonalità di ogni colore in una combinazione di colonne e di file che possono addirittura rappresentare 60 o più tonalità leggermente diverse. Viene prestata grande cura allo scopo di garantire che tutti i sigari in ogni singola scatola siano esattamente della stessa tonalità. Un secondo escoge d'oro smista poi i sigari nell'ambito di ogni singola tonalità riempendo una scatola alla volta, mestandoli in modo che eventuali lievi differenze di tonalità vadano dal più scuro al più chiaro, da sinistra a destra all'interno della scatola. La anigliadora o fascettatrice applica delicatamente una fascetta ad ogni sigaro e li colloca nella loro scatola parzialmente decorata rispettando la sistemazione delle scoglie d'oro in ogni singolo dettaglio, stesso lato verso l'alto con la fascetta opportunamente allineata. Gli stravaganti ornamenti in carta sulla scatola sono denominati abigliaciones e Cuba è stata la prima ad utilizzare la classica scatola etichettata per sigari. Ogni etichetta ha il proprio venerando nome. Alcune di esse vengono applicate prima ed altre dopo che la scatola è stata riempita. Sono parecchi i marchi di autenticità che andrebbero ricercati all'atto dell'acquisto di Habanos. Tale sigillo di garanzia verde è stato introdotto per la prima volta nel 1889 e poi nel 1912 ne è stato autorizzato un nuovo disegno dal governo cubano. A partire dal 2000 è stato aggiunto un numero di serie come misura di controllo. Un'ulteriore identificazione è il sigillo di denominazione d'origine degli Habanos, presente su tutte le scatole come marchio della denominazione d'origine dei sigari. Sul fondo di tutte le scatole di Habanos sono impresse le diciture Hecho in Cuba, Fatto a Cuba, Habanos S.A., la società che li commercializza e quando sono stati prodotti. Totalmente a mano tripa larga, totalmente a mano ripieno lungo,
totalmente a mano trippa corta, totalmente a mano ripieno corto, meccanizzato, fatto a macchina. La scelta non è mai facile, tenendo conto che esistono 33 marche con più di 240 sigari diversi fra cui scegliere. L'involucro esterno deve appagare l'occhio, la colorazione deve essere uniforme e la foglia deve presentare una certa lucentezza. Come per i migliori vini, gli Habanos si possono conservare per ben 15 anni, a volte anche per più tempo. Devono essere mantenuti ad una temperatura fra i 16 e i 18 gradi Celsius e con una umidità relativa fra il 65 ed il 70%. La conservazione e l'invecchiamento si realizzano al meglio in un grande humidor in cui l'aria umida possa circolare. Un humidor è progettato specificatamente per i sigari e contiene una fonte di umidità. È meglio affidare il compito di provvedere alla conservazione ed all'invecchiamento dei sigari ai negozi specializzati, ma è anche possibile realizzarlo in casa propria, se lo si preferisce. Ai novelli estimatori viene consigliato di cominciare con una delle marche dal sapore più leggero, e di sperimentare inizialmente una vitola più piccola come quella di Marevas o Petit Corona. Per i fumatori più esperti, l'indizio migliore è la qualità di tempo a loro disposizione. Comprimere delicatamente il sigaro fra il pollice e l'indice. Al tatto deve risultare sodo ma elastico. Il taglio deve essere seguito appena al di sopra della linea in cui il cappuccio si unisce con l'involucro esterno. L'obiettivo è quello di creare un'apertura sufficientemente ampia allo scopo di garantire un tiro senza intoppi. Vanno applicati due principi. Il primo è quello di accendere il sigaro con una fiamma in odore. Utilizzare sempre lunghi fiammiferi in legno o un accendino a gas butano. Il secondo è quello di prendersi il giusto tempo e di fare un lavoro perfetto. Mantenere l'imboccatura del sigaro a 90 gradi rispetto alla fiamma e farlo ruotare fino a che la superficie ne risulti accesa in modo uniforme. Mettere il sigaro fra le labbra e mantenere la fiamma alla distanza di un centimetro, aspirando fino a che la fiamma non sia giunta all'imboccatura. Continuare a far ruotare il sigaro. Soffiare delicatamente sull'imboccatura per verificare che sia accesa in modo uniforme. Non inalare. Non si tratta di una sigaretta. Aspirare delicatamente il fumo in bocca, consentendogli di deliziare le papille gustative. Rilassarsi ed assaporare i sottili sapori e gli aromi dei tabacchi della miscela. Non rimuovere la fascetta, si correrebbe il rischio di danneggiare l'involucro esterno. Non crea problemi dover riaccendere il proprio abano se si dovesse spegnere, ma prima di tutto va rimossa tutta la cenere ancora attaccata ad esso o risulterà difficile riuscire a riaccenderlo. Come il migliore dei vini, un Habano è un capolavoro coltivato tramite una tradizione di perfezione. Quando giunga il triste momento in cui si dovrà commiatare dal proprio Habano, esso non andrà schiacciato. Lasciarlo riposare sul posacenere si spegnerà da solo. Gli si consenta di estinguersi con dignità. Un buon Habano sommelier è qualificato per offrire, maneggiare e predisporre gli Habanos per poterli fumare. La selezione del sigaro giusto è importante, quindi la sua perizia può essere di ausilio per orientare la scelta.
I suoi consigli non si limitano alle dimensioni, dato che è anche al corrente delle differenze tra le varie marche e i loro sapori. La prima fase è molto delicata, quindi una mano ferma sarà sempre di ausilio. Il taglio deve essere eseguito immediatamente al di sopra della linea in cui il cappuccio si unisce con l'involucro esterno. Per i figurados va invece fatto a circa 3 mm da tale punto. L'abano sommelier non sarà solo in grado di tagliare il sigaro, ma anche di accenderlo per l'ospite nel caso in cui gli venga richiesto. È fondamentale accendere il sigaro con una fiamma in odore. Sono necessari lunghi fiammiferi o bacchettine di cetro. Accertarsi che la superficie si accenda in modo uniforme facendo rodare il sigaro sulla fiamma. L'abano sommelier deve anche fare attenzione a non macchiare l'involucro esterno con la fiamma. Tale procedura richiede circa un minuto. Il sigaro può quindi essere servito all'ospite in modo che possa fumarsela, assaporando tutti i sottili sapori ed aromi dei tabacchi della miscela.